Benvenuti alla conferenza stampa che è dedicata alla piattaforma Home Movies 100 e abbiamo il piacere di accogliere Paolo Simoni, che è il direttore di Home Movies, e Claudio Giapponesi di Kinedoc, che è società di produzione e distribuzione, entrambe con sede a Bologna. Il progetto che ci illustrerete ora è sostenuto dal Ministero e anche dalla Regione Emilia-Romagna. Allora, Paolo e Claudio, siamo nel 2002 quando nasce Home Movies, con l'intento quindi di raccogliere, catalogare e conservare film amatoriali, ed è un'idea che ha permesso a tantissimi documentaristi non solo di lavorare ma anche di pensare ai loro lavori in modo diverso. E invece che cosa succede quest'anno nel 2022? Buongiorno e grazie al Torino Film Festival per ospitarci. Questa anteprima di un progetto che appunto vede il 2022 come anno del centenario della nascita del formato ridotto, quindi della possibilità a partire dal 1922 delle persone di riprendersi e di rivedersi. È appunto il lavoro che fa un Movies da 20 anni, è quello di raccogliere questo materiale, quindi l'occasione, come dire, non è tanto quella di celebrare, certamente anche di celebrare, ma soprattutto di raccontare come si usa in questi, diciamo, in queste occasioni, quindi di fare una sorta di raccolta e valorizzazione dei tanti materiali archiviati ma anche di altri rispetto a 100 anni, che sono passati 100 anni da questo momento, che coincide con l'introduzione sul mercato alla fine del 1922 e poi soprattutto a partire dal 1923 del formato 9,5 Pathé Baby, che fu il primo formato amatoriale a cui seguì immediatamente dopo il 16 mm della Kodak e poi negli anni 30 l'8 mm e negli anni 60 il Super 8. Questa storia è una storia, è un secolo breve sostanzialmente, perché nasce negli anni 20 e si esaurisce, diciamo, con la fine degli anni 80, che anche coincide con la caduta del muro di Berlino e quindi coincide esattamente con il secolo breve come è definito storicamente. Negli anni 80 la tecnologia cambia e si passa al video, ovvero il video diventa prevalente a partire dalla fine degli anni 80 all'inizio degli anni 90. Il lavoro di Home Movies è un lavoro che si concentra e parte dal film di famiglia, quindi il film personale, il film familiare, l'autorappresentazione privata, strettamente privata, a uso privato, ma il formato ridotto, e su questo è concentrato il progetto, ha dato la possibilità nel corso degli anni e in diversi contesti e molto anche in Italia, ha dato l'occasione di produrre cinema libero, indipendente, sperimentale, a basso costo, cioè ha dato l'opportunità di sperimentare, di praticare il cinema in ambiti della società che erano al di fuori dei canali ufficiali, ed è tutto questo il nucleo di questo progetto. Questo progetto, diciamo, che ha diverse direttrici. La prima è appunto quella di raccogliere e raccontare in modo organico, anche se non esaustivo, perché è una storia veramente polifonica, piena di esperienze tantissime, molte territoriali, la storia della pratica del formato ridotto in Italia, una storia che non è mai stata veramente raccontata se non in maniera frammentata. E il secondo obiettivo è di utilizzare il film in formato ridotto, il film amatoriale, il film privato, nelle sue varie forme e declinazioni, per raccontare la storia. Come si racconta la storia d'Italia, nella fattispecie, attraverso questi materiali
sostanzialmente inediti. Il progetto vuole rispondere a questo attraverso una piattaforma che dal 1 gennaio del 2023 presenterà ogni giorno, giorno per giorno, un film girato in quello stesso giorno nel corso di questi 100 anni, quindi una sorta di celebrazione omaggio, che è un omaggio anche a Jonas Mekas, di cui quest'anno si celebra ugualmente il centenario della nascita, che è un po' il cantore degli home movies, è stato il precursore, diciamo, anche culturale e artistico di questo movimento legato alla riscoperta degli archivi privati, e che fece già un progetto che prevedeva nel 2006 la pubblicazione su internet ogni giorno di un film girato quel giorno. Quindi noi faremo la stessa operazione, che è un'operazione legata anche a che si ispira in un certo senso anche a un programma della RAI sostanzialmente degli anni 70, l'Almanacco del giorno prima, del giorno dopo, scusate, che era un format a cadenza giornaliera in cui si parlava degli avvenimenti e delle curiosità legate a un giorno del calendario, ogni giorno. E così faremo anche noi, contestualizzando queste clip girate giorno per giorno della storia d'Italia, di circa 70 anni della storia d'Italia. L'altra parte, su cui lascio anche la parola a Claudio, è invece legata e di cui mostreremo anche un estratto, è legata proprio a queste storie, alle storie che stiamo raccogliendo e attraverso interviste, attraverso documenti, attraverso immagini. Scusa un secondo, Claudio, io volevo capire un attimo meglio una cosa. I film che sono messi sulla piattaforma tutti i giorni sono stati girati quel giorno in un anno X di questo periodo. Ecco, questo volevo capire, cioè l'anno X, voi avete fatto una scelta. È una sfida dell'archivio. L'archivio ha più di 30.000 pellicole, queste pellicole, non tutte ovviamente, però spesso il cinematore indicava la data in cui fu girato questa un'occasione privata, come un battesimo, un compleanno, ma anche momenti pubblici, come avvenimenti che venivano filmati, che sono già datati o che noi possiamo datare, e quindi noi faremo questo calendario a partire dalle date che abbiamo e comporremo, diciamo, un'operazione che è in un certo senso analoga a quella dell'installazione The Clock. Quindi in quel caso era ricostruire una giornata attraverso le immagini di orologi che scandivano il tempo di 24 ore, noi faremo lo stesso per un anno. E per ogni avvenimento, anche privato, troveremo un collegamento alla storia di quel tempo. Quindi sarà una sorta di storia non cronologica. Fantastico. E la durata quindi è assolutamente variabile di questi film? In realtà saranno poi minimamente editati comunque, perciò la durata sarà sempre tra 1 o 2 minuti, insomma. Sì. Comunque spezzoni piuttosto brevi. Oggi pomeriggio mostreremo alcuni esempi. Poi dopo. Come diceva Paolo, magari potremmo, prima di affrontare anche gli altri contenuti che avrà il portale, potremmo vedere un breve teaser che mette insieme alcune interviste e alcuni materiali che abbiamo cominciato a lavorare. Possiamo... Si cominciava a sentire questo rumore del proiettore che girava e la magia dell'immagine che appariva sugli schermi. Non semplicemente per far vedere, diciamo, com'era nell'uso della tradizione familiare per documentare la vacanza, ma cercando di far vedere come il proprio sguardo si situava rispetto a una serie di realtà. Come dire, di segnare passo passo durante la vita, durante l'esistenza, segnare, lasciare traccia delle emozioni, delle sensazioni, delle scoperte, delle visioni. L'idea della la cinepresa come qualche cosa di agile, come una penna, no? Con cui uno poteva scrivere, che non doveva preoccuparsi poi di grandi sviluppi, di grandi
di montaggi, copie negative, cose di questo tipo. Io prendevo la cinepresa, dicevo: bambini, questo è l'obiettivo, questo qui, mettete a fuoco, se premete questo pulsante, filmate, fin quando io non vi do lo stop. Mi sembrò assolutamente straordinario la realtà che si potesse utilizzare il passo ridotto per proporre una propria idea di cinema anche a un pubblico che non fosse quello degli amici o della famiglia in senso stretto. In quegli anni 68, 69, 70, 71, 72, cioè, gli artisti collaboravano non tanto per un lavoro collettivo o collettivistico, ma proprio per la possibilità di mettere a disposizione, diciamo, le proprie competenze, le proprie forze, le proprie energie in un lavoro di energia. E il cinema, il film, era uno spazio ideale per raccogliere queste energie. Perché credo che anche nei miei film, in fondo, questi film sperimentali, cosiddetti sperimentali, hanno sempre poi uno sfondo di carattere narrativo, non sono un cinema puramente formale o figurativo, no? Ma a loro modo hanno un arco, no? Vogliono proporre una vicenda, no? Se poi ci riescono è un altro discorso. Questa è una storia che non ha, non so, può darsi che sia stata raccontata, ma la rinascita del nostro paese sotto il profilo della divulgazione del cinema e del radicarsi del cinema come cultura nazional popolare, ecco, questa forse non è stata scritta. Ecco, questo breve filmato serve un po' per spiegare quello che stiamo facendo, cioè stiamo raccogliendo testimonianze di testimoni diretti dell'uso del formato ridotto, che possono essere sia figli o i cinematori stessi se ancora in vita o i figli dei cinematori, ma anche ovviamente artisti, persone che hanno lavorato con questo formato nei modi più diversi. Abbiamo visto per esempio Emilio Sidoti, che è stato un maestro che negli anni 60 tra i primi ha cominciato a introdurre il cinema coi ragazzi a scuola, perciò pratiche diverse, pratiche di racconto familiare e personale, pratiche di racconto rivolte a un pubblico, perciò cineamatori, ma anche artisti, anche sperimentatori, perciò soggetti che in modo differente negli anni hanno usato il formato ridotto per raccontarsi e raccontare qualcosa. Questo in maniera più o meno consapevole, perché talvolta certi cineamatori hanno raccontato pezzi di storia preziosissimi senza sapere che di farlo in maniera consapevole, nel senso la volontà era quella di fermare i propri ricordi, le proprie emozioni, le proprie esperienze, ma non pensando che qualcun altro poi in futuro li avrebbe visti se non all'interno della cerchia familiare. Questa trasposizione dal privato al pubblico, che tante volte anche abbiamo fatto in altre collaborazioni, ricordo qua a Torino, insomma, qualche anno fa, che abbiamo presentato Il treno va a Mosca, che era un film che era appunto realizzato con materiali girati da un gruppo di cinematori comunisti di Alfonsine in viaggio in Unione Sovietica. Ecco, quel materiale rivisto oggi, ricontestualizzato, permette di leggere un periodo importante della nostra storia. E dunque, ecco, l'obiettivo del portale è raccogliere in maniera organica queste testimonianze, collegarle ai materiali generati o collegati alle persone che stiamo intervistando, inserire anche documenti, fotografie, pubblicazioni, documenti relativi per esempio all'attività dei cineclub, relativa ai cineguff o ad altre attività che negli anni hanno segnato l'esistenza del formato ridotto in Italia, in modo che questi materiali sul portale siano una sorta di mappa, guida per ricostruire questa storia, senza che ci sia un unico percorso possibile. Noi indicheremo dei temi e dei macro percorsi che
l'utente può seguire, ma c'è anche la possibilità di, tra virgolette, perdersi nel materiale, farsi il suo proprio percorso personale, fare ricerche legate a un certo periodo o a certe parole chiave e così via. Perciò il portale ha questa funzione, come diceva Paolo, quella di provare in maniera organica per la prima volta a raccontare questa storia, a raccontarla nel modo che ci sembra più opportuno, e cioè quello di mostrare i materiali, contestualizzarli sia attraverso le informazioni che l'archivio poi negli anni, raccogliendo i film, ha conservato, e anche con le testimonianze dirette. Oltre ai testimoni ci saranno anche una serie di esperti, tra virgolette, studiosi che stiamo intervistando e che ora non sono in questo teaser perché sono un contenuto un po' diverso, che puntualizzano certi passaggi. E questi sono studiosi accademici e non, che si occupano di questi temi, di questi formati e della loro storia. Ma è anche prevista una serie documentaria? Allora, c'è anche questo progetto che è un pochino più indietro a livello di produttivo, nel senso che stiamo ancora cercando i finanziamenti per realizzarla, però ha già un primo contributo della Regione Emilia-Romagna, e l'idea è che questi materiali e altri vadano anche a comporre una serie documentaria che in maniera più diretta, esplicita, cercherà di raccontare la storia d'Italia in maniera cronologica, con più puntate, attraverso il formato ridotto. Perciò rileggere la storia del paese da un punto di vista che è quello delle persone comuni, tra virgolette, o comunque di esperienze che non sono quelle mainstream. Perciò sia dal punto di vista culturale, sociale, politico e artistico, fare un percorso di questo tipo. È un progetto ambizioso che in realtà è nella volontà di Omovies da sempre, direi, e che adesso forse è arrivata a maturazione e proviamo a realizzare per il prossimo anno, all'interno del prossimo anno. Sì, e vorrei solo precisare che appunto questi progetti, come anche quello del Trenova Mosca, sono sviluppati insieme da Omovies Kinè ne cura la parte produttiva. Omovies diciamo si occupa della ricerca, della curatela d'archivio, di valorizzazione dei propri archivi e anche quelli che confluiscono nel progetto. Come diceva Claudio, in effetti proprio quest'anno o nel passaggio tra il 2022 e il 2023 giunge a maturazione un lungo percorso che da un lato ha permesso di fare accedere a tante produzioni, a tanti autori e registi questo tipo di materiale. Nello stesso programma del Torino Film Festival ci sono 4 film a cui abbiamo dato ampiamente, abbiamo contribuito ampiamente con i materiali del nostro archivio, e d'altra parte attraverso il nostro archivio è stato possibile anche incentivare, approfondire delle ricerche storiografiche che se stesse, queste ricerche sostanzialmente universitarie, che se stesse poi rientreranno in termini divulgativo nel portale, toccando un po' tutti i temi, o almeno quanti più temi possibili, e che questo pomeriggio avranno, diciamo, un primo assaggio dei contenuti. Ci sarà una presentazione nel pomeriggio al Cinema Greenwich? Al Cinema Massimo. Al Cinema Massimo? Sì, alle 4:30 oggi pomeriggio, ed è la prima uscita pubblica con alcuni contenuti in anteprima di questo progetto. Mostreremo alcune delle testimonianze di cui avete visto il teaser, di alcune delle interviste che abbiamo realizzato, e mostreremo degli esempi anche dell'almanacco che proporremo per tutto l'anno, per tutto il 2023. È un modo anche per riscoprire certe figure, perché il cinema amatoriale e il cinema nel formato ridotto ha avuto tanti autori, anche importanti e con una poetica unica, che però sono rimasti sempre in un mondo, come il formato ridotto, in un mondo diciamo underground o comunque sia poco conosciuto. Beh, per esempio, di Massimo Baccigalupo il Torino Film Festival ha dedicato un omaggio, circa un bellissimo programma circa una 15ina di anni fa, e quindi noi racconteremo anche la nostra storia, ma è interessante vederla nell'ottica
non solo di lui come artista e filmmaker e protagonista dell'underground italiano, ma anche nell'ottica più propriamente di una tradizione familiare. Il padre era cinematore, e il padre era anche un personaggio insomma molto interessante, cinematore fin dagli anni 20 e 30, e poi ha passato la cinepresa al figlio. Quindi la nostra ottica è quella di raccontare anche il passaggio tra le diverse pratiche e le diverse generazioni di questi cinematori filmmaker. Grazie. Ci sono delle domande? In realtà sono due. Una è molto più terra terra, semplice: come funzionerà l'accesso alla piattaforma? E la seconda, se è previsto un dialogo col Festival Archivio Aperto anche con questa piattaforma. Grazie. Sì, allora, la piattaforma sarà ad accesso libero, non è previsto che ci siano degli accessi riservati, o comunque i contenuti saranno fruibili liberamente. Il dialogo con Archivio Aperto, ma anche, spero e mi auguro, con altri festival a partire da Torino, è quello di continuare a valorizzare questo patrimonio audiovisivo privato e sperimentale attraverso la riscoperta di alcuni autori che meritano anche, come dire, omaggi festivalieri. Ecco, questo penso che sia la possibilità, cioè penso e spero che questa piattaforma di ella anche a una programmazione nei festival. Dal punto di vista più tecnico, non so se questo era forse anche la domanda, la piattaforma, come dicevo prima, avrà una sezione specifica, è quella del film al giorno, perciò ogni giorno sarà aggiornata con un film differente, questo per tutto il 2023, e poi avrà delle sezioni tematiche che raccoglieranno alcuni temi principali che ci sono all'interno di questa storia, che si andranno ad arricchire, perciò magari all'inizio ce ne saranno un paio, insomma, e poi durante l'anno altre. In generale però ci saranno anche materiali appartenenti a questi gruppi tematici o no, che saranno semplicemente caricati sul portale, saranno consultabili, fruibili attraverso delle ricerche. Come dicevo, principalmente una ricerca cronologica, ma anche ricerche di altro tipo legate a parole chiave, a temi specifici. E poi sarà una piattaforma aggiornata in fieri. Sì, sarà via via. Anche nei contenuti della parte più storica. Ecco. Sì, esatto. L'obiettivo è quello di partire, ma dare un costante aggiornamento, almeno per tutta la durata del prossimo anno. E poi vediamo, insomma, se c'era modo di continuare anche dopo, questo dipende da vari fattori. E, in più ci saranno anche all'interno della parte più tematica delle ricerche specifiche fatte magari da alcuni ricercatori all'interno di università, che troveranno delle sezioni specifiche. In questo caso stiamo lavorando intanto con l'Università di Udine per una ricerca che è stata fatta sul 16 mm e sul suo uso, diciamo, dal dopoguerra, e all'interno di questa sezione saranno un po' più accademiche per certi versi, ma molto utili anche per chi fa ricerca, insomma, perciò è un portale sia per chi ha curiosità di scoprire questo mondo, ma anche per chi lo studia. L'obiettivo è avere livelli diversi di profondità in qualche modo. Ma sono degli oggetti anche acquistabili da delle produzioni che devono fare dei lavori o no? Diciamo che sì, rivolgendoci a noi, rispetto ai materiali da noi detenuti, ma anche ad altri, nel caso di materiali di altri. Chiaramente la piattaforma non ha questa finalità, ma penso che stimolerà. Sì, questo, tutte le piattaforme sviluppate da Movies per pubblicare il proprio patrimonio, oltre a questa che ha un taglio specifico, ricordiamo anche Memoryscapes, che è una piattaforma che già esiste, che appunto permette di vedere molti dei contenuti dell'archivio, non hanno lo scopo di una library, ovviamente, perciò non hanno l'obiettivo di vendere quei materiali, ma di mostrarli e valorizzarli dal punto di vista culturale. La possibilità di utilizzare i materiali dell'archivio poi è rimandata a contatti diretti con l'archivio e a ricerche specifiche, insomma, perché lo scopo non è quello, insomma, ecco, è laterale l'aspetto importante, ma non centrale in questi progetti, che sono progetti puramente culturali e di volontà di
sì, raccontare. Comunque effettivamente Memoryscapes ha aiutato molto chiunque voglia avvicinarsi all'archivio e consultare i materiali, quindi farsi ispirare, ha aiutato molto il riuso, diciamo lo sviluppo del riuso. Io ho solo una domanda, una curiosità su come arrivano questi materiali o come li cercate voi, cioè come, perché immagino che alcune cose, essendo di famiglia, vi sono state proprio portate. Sì, diciamo la stragrande maggioranza dei materiali ci è stata portata appunto per libera iniziativa, visto che è un'attività così ormai consolidata, che negli anni si è trasformata anche dal punto di vista istituzionale, da associazione e recentemente in fondazione, quindi anche questo ci siamo. L'archivio si è sicuramente istituzionalizzato, è stato riconosciuto dal Ministero e dalle soprintendenze, quindi diciamo tutto questo fa parte di un percorso nel riconoscere il film privato come bene culturale. E i film sono arrivati molto anche attraverso delle raccolte specifiche territoriali, delle mappature sul territorio, ne stiamo facendo una adesso nel territorio di Parma ad esempio, che hanno riguardato un po' tutta Italia. Effettivamente sono arrivati materiali da tutta Italia, mi preme, visto che si sta parlando di questi 100 anni dell'introduzione del Pate Baby, sul Pate Baby ad esempio abbiamo una collezione che è veramente notevole, di film sostanzialmente dagli anni 20 agli anni 40, il formato più diffuso fino alla Seconda Guerra Mondiale, poi effettivamente l'8 mm e la Kodak e altre fabbriche di pellicola come la Ferrani in Italia hanno prevalso, ma fino alla Seconda Guerra Mondiale il Pate Baby è stato il formato del film di famiglia. Abbiamo una collezione molto, molto ampia di migliaia di film che provengono da tutta Italia. Sì, buongiorno. A proposito di film a passo ridotto, in programma al festival c'è un bellissimo programma 9 mm, volevo sapere se avete in qualche modo collaborato a quella, insomma, a quella raccolta e quanto insomma, è speciale poter vedere in sala film amatoriali, perché proprio di questo tratta quella raccolta, appunto, in un festival come il Festival di Torino. No, l'abbiamo vista in programma e ci fa molto piacere, perché appunto è una, penso che i materiali, se non erro, siano del Museo del Cinema, conservati al Museo del Cinema, e sono materiali 9,5 su Torino. Ci fa molto piacere questo tipo di programmazione e riteniamo che in sala abbia un significato particolare. Finora abbiamo parlato di diffusione sostanzialmente via web, ma è importante, e noi da sempre, dall'inizio, cerchiamo di valorizzare questi film in ogni forma, anche semplicemente nella forma dei programmi e delle selezioni, spesso sonorizzate dal vivo, cercando di dare delle chiavi di lettura storiche e tematiche, accompagnando spesso queste proiezioni a delle presentazioni, proprio per renderle più accessibili. Però chiaramente questi film erano stati realizzati, diciamo, su piccolo formato e per piccoli schermi casalinghi. Ora, grazie anche alla tecnologia, è possibile pensarli in grande, in proiezione grandi, però tuttavia noi manteniamo anche, vogliamo trasmettere anche il lato diciamo performativo, culturale, tecnologico, per cui noi ristampiamo generalmente in 16 mm film amatoriali e sperimentali di un po' di tutte le epoche, rieditiamo anche in particolare alcune pellicole di underground o di artisti degli anni 60-70, stiamo facendo questa operazione da anni proprio per riproporle in pellicola. Addirittura quest'anno abbiamo, nella sperimentazione, ci siamo spinti ancora di più, essendo il centenario del 9,5, e siamo riusciti attraverso una tecnologia molto artigianale curata da Mirko Santi a ristampare un 9,5, cosa impossibile, nel senso che non è prevista, mentre il 16 mm esiste come pellicola, il 9,5 è scomparso da tanto tempo, però il 16 mm e il 9,5 sono dei passi vicini come dimensione, ed è quindi possibile digitalizzare un 9,5, stamparlo
in 16 e ritagliare il 16 mm della pellicola e quindi ottenere un 9,5 da un 16 mm. Paolo, grazie. Purtroppo mi dicono che dobbiamo chiudere. Sì, certo. Quindi, grazie mille. No, grazie a voi per questo bellissimo lavoro, davvero.